Bene, Call for Brain è una realtà nuova, ha soltanto 2 anni, quindi se fosse un bambino sarebbe appena in grado di camminare, ma è molto interessante per il tipo di modello che propone, quello di un avvicinamento forte, di una condivisione stretta tra la visione che pazienti, genitori, persone comuni hanno della salute e della sanità e quello che invece viene dal cervello di chi la produce, la offre, la organizza oppure addirittura la inventa. TED Med è certamente una selezione delle migliori idee relative allo sviluppo moderno della medicina, che seppur inquinato certamente da interessi mercantili, perché di fronte a qualunque tipo di invenzione ci sono i brevetti e dietro i brevetti ci sono coloro che li hanno finanziati, tuttavia permette un accesso diretto delle persone a concetti nuovi, nuovi e provocanti. Quindi la possibilità di averli in anteprima e di discuterli, commentarli, analizzarli, anche criticarli volendo, è una possibilità nuova. TED Med esiste ed è su internet, quindi io spesso ci vado, seleziono gli argomenti che mi piacciono di più e certamente sono fonte di ragionamento, ispirazione, emozioni a seconda del tipo di ragionamento che viene proposto. Condividerlo con altri, ma soprattutto con la parte che vede lo sviluppo tecnico, non da tecnico, da scienziato, ma da utente o semplicemente da cittadino, è molto interessante. Il modello è esteticamente nuovo. Perché uso la parola estetico? Perché da un punto di vista della assomiglia un pochino a un'opera d'arte, c'è cioè una proposta nuova, quella eccellenza molto italiana che fa di proposte innovative un fiore all'occhiello della moda piuttosto che non delle automobili, ma che comunque fa parte di una cultura che non è puramente mercantile o puramente diciamo monopolistico-commerciale, ma invece una cultura più ampia che vede nel no profit una forza di aggregazione capace di avvicinarsi alla tecnologia e di orientarla persino. Orientarla a fronte di un potente competitor come il mercato è la sfida della nuova civiltà occidentale, quindi non è poco. Bene, Fight the Stroke nasce dalla forza dei due genitori e del loro bambino, di fronte a un problema che la medicina comune mette nella trincea di ciò che ancora c'è da conquistare e che quindi lascia aperte speranze, certo tante, ma anche molta, molta perplessità. Dove non ci sono risposte, ovviamente bisogna cercarle. Allora, andarle a cercare con la capacità di frugare tra umanità e tecnologia è una capacità singolare che ha trovato nei fondatori di Fight the Stroke, in Francesca soprattutto, il coraggio di una madre e poi in Roberto il coraggio di un padre, ma perché no, il coraggio di un bambino che comunque ha una prospettiva non dico fare da cavia, ma certamente fare da apripista ad un settore che sta crescendo, che sta vorticosamente proponendo cose nuove in cui è difficile orientarsi. Ecco perché è molto importante mettere insieme cervelli che ragionano sul problema ed è importante metterli a confronto facendoli impattare con una realtà che è quella dei problemi vivi, delle storie vere della gente, perché è dalle storie che poi si capisce quanto la tecnologia sia accessibile, quanto alti siano i costi non solo economici ma anche umani di un problema di questo tipo. Fight the Stroke è un modello che secondo me è vincente perché è partito dalle capacità di comunicazione che sono le competenze dei fondatori ed è un modello che dovremmo stare attenti ad osservare nel tempo perché potrebbe rappresentare proprio l'apripista, così come Mario l'apripista della tecnologia applicata alla possibilità così plastica del cervello di adattarsi anche a condizioni che ne limitano la possibilità di utilizzo.